Tutto vive un po' nella sua Trento, un po' nella Sicilia della moglie. Moglie e anche mamma. E qui ci sono Angel Muyera, Spagna, Yuri Floriani, Italia, Tarek Mubarak Taher, cittadino del Bahrain, in realtà targato Kenya, origini. E lì i passaporti in poche ore si ottenevano, un'ora meno, più nel Qatar che nel Bahrain. Abel Kiprop Mutai, Vadim Slobodeniuk, Ucraina, Ion Lukianov, Moldova, Mateusz Demchishak, Polonia, Matthew Hughes, Canada, Majidin Mekissi, che assieme a Mutai è il più forte di questa. Poi aggiungiamoci anche l'ugandese Benjamin Kiplagat, tra i forti, Daniel Hewlin, americano, Abdelmajed Tuil, algerino, Ilgizar Safiullin, russo, e Jawad Chemlal, marocchino. Certamente Yuri Floriani l'anno scorso ha fatto un salto di qualità notevole e abbiamo le tre batterie, i primi tre di ciascuna batteria, più sei atleti con i sei migliori tempi vengono recuperati per accedere alla finale. Ecco, l'anno scorso nella semifinale dei Giochi Olimpici lì ci fu proprio l'impressione del bel salto di qualità di Yuri Floriani. Sì, una maturità notevole l'ha portata alla finale olimpica, fu autoritario già nella qualificazione. In ritardo, perché ha avuto una parte di carriera in cui non riusciva ad esprimersi, l'allievo di Gianni Benedetti, che è stato allenatore anche di Giordano Benedetti, che ieri abbiamo visto affondare nella sua semifinale degli 800 metri. In una gara entusiasmante, Yuri Floriani, parliamo di Londra, Giochi Olimpici, fu tredicesimo con la vittoria di Ezekiel Kemboi, il numero uno, l'unico atleta che nella stagione è sceso sotto gli 8 minuti, 7:59.03. Ezekiel Kemboi, che rappresenta il Kenya, il paese che ha tutti i migliori specialisti, sarà nella batteria successiva, dove avremo modo di vedere anche Jamel Chatbi, da poco italiano, e tre sono gli italiani. Tanto presenti. Yuri Floriani si mette in caccia di Benjamin Kiplagat, qui può essere anche importante il tempo di ripescaggio, peccato, ma mancherebbe altro, si sarebbero lamentati anche gli altri che qui Yuri sia nella prima delle tre batterie di fatto di semifinale. Va a prenderlo, prova. Yuri aveva fatto una splendida gara ai Giochi Olimpici in semifinale, per qualcuno la semifinale è già la finale e per Yuri lo è. Va a prendere Benjamin Kiplagat, molto protagonista, giocarsela insomma, poi può anche andare male come è accaduto per pochi centesimi e per un piazzamento per Libania Grenot. A questo punto nona, ma non finalista di 400, era quasi disperata Libania, ma quando hai il senso di aver fatto fino in fondo il tuo dovere, deve servire questo da consolazione. Intanto impianti antichi, se vogliamo, perché ormai la riviera all'esterno si vede mai, salto relativamente nuovo quello di Benjamin Kiplagat. Da una decina d'anni furono i keniani i primi, un paio in particolare, ad affrontare la riviera senza appoggiare sopra il piede. 2:44.64, il passaggio al primo chilometro, abbastanza indicativo. Yuri Floriani tiene quella posizione. Ripetiamo, primi tre, mancano ora quattro giri, la gara è ancora lunga. Male è il 2:44 per una batteria. Sì, proprio pur semifinale. Floriani adesso cede qualcosa. Va bene così, torna sotto anche Mekissi. Era troppo dispersivo per lui rimanere avanti quando mancano ancora quattro giri. Per ogni 400 metri o qualcosa di più ci sono i 5 ostacoli, di cui uno con l'acqua, si diventa riviera. L'Italia ha già vinto qui, Francesco Panetta, Roma 1987, nei corsi e ricorsi storici, anche allora la riviera era all'esterno, ormai non capita proprio più, i nuovi stadi non hanno riviera all'esterno ma all'interno. Deve reagire qui dopo aver giocato anche dal punto di vista del e impulso ma anche dell'autorevolezza Yuri Floriani. Adesso arrivano in molti, qualcuno di troppo, tre posti per la finale, che è una di quelle qualificazioni molto dure. D'altronde un tempo, ai tempi proprio di Panetta, mondiali e giochi olimpici avevano le siepi su tre turni, qui invece qualificazione secca verso la finale, per forza di cose è molto qualitativa. Fa fatica adesso Floriani, è in settima posizione in questo momento quando mancano tre giri.
vediamo che non ha, anche nell'affrontare lo stadio in questa occasione, ha fatto dei passettini che non è certo molto corretto. Non è questo il problema è che le gambe sembrano venute meno. Davanti a lui c'è l'algerino, l'algerino Abdelmajed Tuil, e qui invece Benjamin Kiplagat, l'ugandese. Scivola indietro Floriani, difficile reagire. Ion Lukianov, gli è andato via il moldovo. È vero che il moldovo è uno dei buoni atleti di livello europeo, ma sembra far molta fatica a questo punto Floriani, che ha provato comunque a giocarsela, ma non sembra essere quello dell'anno passato, quando proprio i giochi fece una splendida gara. 5:30:86 il passaggio al secondo chilometro, un ritmo sempre sostenuto. Floriani cede posizione, cavalcato dal keniano del Bahrain Taher, che non sembra essere comunque quello di qualche anno fa. Quando mancano due giri si presentano in 5, vediamo la proiezione piuttosto difficile. In totale sono 3 batterie, 43 atleti, passano i primi 3 di ciascuna, 9 più 6 atleti per fare il gruppo di 15 della finale tra 2 giorni. Scivolato indietro Yuri Floriani, subito dietro c'è il marocchino Jawad Chemlal, e prova a ritrovare un pizzico di nuova lena, e però non ha più le gambe praticamente. Jawad Chemlal gli scappa via. Daniel Hewling è un atleta da 8:13, ma non quest'anno, e lo dimostra. Floriani invece davanti Spagna con Angel Mugliera, che ha preso in mano la situazione. Il canadese Matthew Hughes molto dinamico ora. Siamo all'ultima tornata, all'ultimo giro, si allunga per guadagnare posizione. A 2:44 del primo giro è seguito un 2:43 del secondo, che ha fatto comunque selezione. Ritmo. Infatti ha pagato Floriani ha pagato sicuramente il fatto che si andasse forte, ha provato anche a cambiare per non perdere troppo contatto con Kiplagat, ma poi l'ha pagato. Adesso Floriani inizia l'ultimo giro in ultima posizione, non ha più le gambe da un paio di giri. Quest'anno ha corso in 8:24:62, avvicinando il minimo A. Due atleti italiani con il minimo A e uno Patrick Nasti, che ha fatto bene alle Universiadi con il minimo B. 2 più 1 è possibile. Minimo B è un po' più debole in alcune specialità, solo un po', in altre abbastanza più debole del minimo più selettivo, più difficile da ottenere. E adesso una splendida gara per il canadese Matthew Hughes, che sembra far vedere quello che fece Yuri Floriani ai giochi olimpici. Majidin Mekissi lo passa via, ma Mekissi è di ben altra classe e di ben altri risultati. Majidin Mekissi, Francia, molto soddisfatto. Hughes, secondo posto, terzo per il keniano, quarto per Mugliera, potrebbe anche essere ripescato. E alla fine è là dietro Yuri Floriani, praticamente è naufragato. Il trentino che ha provato a giocarsela in maniera forse un po' troppo brusca, probabilmente, poi sentiremo le sue ragioni. Quest'anno l'aveva fatto più volte piuttosto bene. Cioè, ha detto tutto da solo. È stata una gara tirata, forse ci aspettavamo.